E chi è che è Sbruff? Sbruff? Ma a parte che siete gli ubriaconi. Mamma mia. Siete... Sbruffa culo, tu ti rendi conto? Pure una cattivissima frequentazione. Io non so che ho bevuto Nino stasera. Io no. Io non ho toccato un goccio di niente. Stasera ci hanno portato un simpaticissimo pamphlet. Io ti ho imparato tre parole, sempre stesse. E cagliano poi, dite una cosa più... Tu, pamphlet. Pamphlet? Sì. Pamphlet focaccia. Ah, va bene. E di Simmel. Scusa. Sì. Umbra. Umbra, scusa. Psicologia della civetteria. Tu, civetta, gufo, ciucciuetta, che sei? Un gufo, se mai. Saggio? Ma in genere viene rappresentata nei fumetti come un saggio. Un saggio. Lei invece, gufo, civetta, allocco? Più allocco. L'allocco? L'allocco non ci dispiace. Così come l'allucco! Ecco, ecco. Ci piace. Ecco. Sì. Lei ha qualcosa da dire in merito? Ero convinto. In questo interessante libricino, va bene libricino? Va bene libricino. C'è una citazione riguarda la retorica delle puttane di Ferrante Pallavicino. Vuole dirci qualcosa a tal proposito? Ma retorica. Retorica. Ma... No, questo è il secondo. Questo è il primo o il secondo? Secondo, no, microfono. Quello della retorica. Lo riconoscete dall'odore? Questo è quello della retorica. Io ho dei dubbi. Storica. Quest'uomo ci propina il secondo microfono. Quello, l'altro se lo sono rubato, non ho capito chi. Allora? Dicono tutti così, rubato. Rubato. Come il peperoncino di Orlando stasera. Volevo dire a chi l'ha rubato. È ancora acceso, si sentono dei rumori strani. Calma. Quindi queste batterie dicendo... sono eterne, le batterie dei microfoni. Sì. Dura... La retorica delle puttane, lei ha qualcosa da dire di Pallavicino? Dipende, allora, se la professionista è già al lavoro, la palla è vicina, effettivamente. Ma Pallavicino è soltanto... No, ma io parlavo dell'autore, non della vicinanza fisica. Scusa, io nel caso di retorica penso più a palla dietro che a palla vicina. Perché dietro è retorica. Lei ha qualcosa da esprimere? Ma tu questa palla vicina ci hai sfrantuato le palle vicine e lontano, vuoi capire? Vabbè, allora lasciamo perdere, io non posso fare citazioni colte. Restituiremo questo... Colte. Corte? Colte. Restituiremo questo libricino alla sventurata che l'ha ricevuto stasera in regalo. Ah, poverina. Sono due libri. Sì, anche questo, signori miei, non lo so. No, è il primo. Ah, questa è stampa alternativa. Alternativa. Cioè, una volta dentro e una volta fuori. Signore, ma lei che cosa ci voleva chiedere? Volevo parlarvi stasera della gravità della situazione in Italia. Ecco. Ci avviciniamo di nuovo alle urne. Urne. E si parla di erezioni anticipate. Lei ha a favore del pensiero delle erezioni anticipate? Ma erezione, quella che lei da 50 anni or sono, la barba bianca, ormai, la barba bianca. Non si ricorda più, è vero. Lei è favorevole? Quando viene l'erezione è sempre favorevole. Lei è favorevole? Lei voterà? Voterà nel senso l'altra guancia? No, erezioni anticipate. Troppo presto non è mai. Cioè quella ritardata. Che senso? Il problema è l'erezione ritardata, non quella anticipata. Cioè che non serve al momento, arriva dopo. Arriva a tradimento. Quando... Non serve. Quando dà fastidio. Certo. Quando è causa di imbarazzo. Casomai lei indossa dei pantaloni attillati e in mezzo alla folla e ci sono questi inconvenienti. Casomai non li indossa. Anche? Che è peggio. Lei con la barba, lei è favorevole? Ma purché duri, insomma, questo nuovo governo, insomma, che poi venga l'erezione. È un governo di lunga durata, secondo lei? O è un governo precox? Io ho un'idea, prendete due governi, uno è precox. Sì, sicuro. Ok, l'altro... L'altro? Ve lo votate. Ah, va bene, ma tutto intero. Tutto intero. L'erezione può essere anche anticipata, purché non sia anticipata la famosa culazio. Lei è reminiscenza fascista. Questa. Oggi hanno detto che Boia Chimolla è fascista, l'ha nominato un Antofalo di Movimento 5 Stelle, hanno detto fascista. Anche, lei si mi parla... 5 Stelle? Anche cosa? Anto? No, stavo dicendo, è una reminiscenza del fascismo, quindi lei è fascista. Tu vai a casa e ti metti Antofalo. Lei è fascista o non è fascista? Lei chi? Lei, voi, se è fascista. Mi ricordo, cioè i capelli rasati. Skinhead, no.
Aspetta un attimo. Barbalunga? Toni! Non sono fascista. Toni! Ma io non lo so, perché guarda, io so che lei è una svastica giù, tagliata. La prego, non rasata. No, 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 io ho visto le foto. Giovanotto, faccia il bravo, non me lo provochi. Lei pure ha visto. Lei si è rasato. Lei si è rasato sopra, lui si è rasato sopra. Non ho visto alcunché, smentisco tassativamente qualsiasi. Come ha fatto a vederlo? Io non ho visto, infatti. E lei. Lei è rasato? No. Lei si depila? Assolutamente no. Quando si taglia i capelli? Ogni due anni. Quindi oggi ne abbiamo? Non lo so quando ne abbiamo. Ah, va bene, ho capito. Lei ha passato i due anni, ha già tagliato? Cosa devo tagliare? No, dicevo. Di che stiamo parlando? Capelli, non ho capito. Capelli, ah, ecco. I che sta parola? Capelli. Io, sta parola io. Peli lunghi. Ah, i peli, quelli, ma io non tanto. E lei so che ha una passione per certi peli in certe zone particolari. Guarda, perché io sono sempre. Non per il privato, ma per il pubblico. E a favore, quindi? Sono a favore del pelo pubblico, sì. Se settore pubblico. Cosa ne pensi? Tante belle cose, umbre e non umbre. E soprattutto chi, dove è prodotto questo pelo pubblico, giusto? A sud. Centro-sud. Nella fattispecie? È il follicolo. Il follicolo. Follicolo davanti o follicolo di dietro? Follicolo. Come direbbero nei migliori teatri. Sulla pucchiecca! Concludiamo, come sempre, sulle note del nostro tenore di vita. Spero che non ci rivediamo la settimana prossima, spero. Ma sicuramente se non ci rivediamo mancherai. Grazie, grazie.